Amici di Barbecomania, eccoci tornati con una nuova ricetta. Oggi andremo a cucinare su un barbecue a gas Weber Spirit il Birkan Chicken, ovvero pollo alla birra, o anche detto pollo sodomita, poi vedremo il perché. La prima operazione da fare è quella di prendere il nostro pollo e andare a cercare di staccare la pelle da tutto la carne del pollo stesso. Perché questo? Perché la pelle non è permeabile, per cui il condimento che andremo a mettere addosso al nostro pollo, se lo mettiamo sulla pelle, non passerà sulla carne e non la insaporirà. Per cui cerchiamo, partendo dal collo, infilando un dito, piano piano con la mano, di andare a staccare la pelle da tutta la superficie del pollo, passando dal petto alla schiena. È un'operazione abbastanza complessa, che però, una volta che si acquisisce dimestichezza, viene abbastanza naturale fare. Facendo così, inoltre, la pelle rimarrà molto croccante, perché appunto non sarà continuamente bagnata dalla carne, ma si asciugherà e farà una bella crosticina sul nostro pollo. Questo è il mio pollo di campagna, che più che un pollo mi sembra un dinosauro, ma vi posso assicurare che è buonissimo. Per cui, partendo con un dito, cercheremo poi mano a mano di andare ad infilare tutta la mano tra la pelle e la carne. Ecco qua, ci siamo quasi. Pollo alla birra è una delle ricette più realizzate con i barbecue e il pollo, in quanto non è difficilissimo da eseguire. L'unica accortezza che dovremmo avere: molti mettono la lattina di birra, come poi vedremo, all'interno del pollo. A me personalmente la lattina di birra non piace, perché ho paura, poi magari sbaglio, però ho paura che le vernici che sono sulla lattina con il calore possano rilasciare delle sostanze nocive che possono andare a contaminare il nostro pollo. Allora useremo un supporto per polli che trovate all'interno del nostro sito internet. Bene, allora la pelle l'abbiamo staccata, non preoccupiamoci se non riusciamo a staccarla dalle cosce. Le cosce le andremo ad incidere, perché abbiamo bisogno della coscia incisa per far entrare bene il condimento. Ricordiamo che coscia e petto sono le due parti con più carne e sono le due parti dove andremo a prendere poi la temperatura al cuore di cottura. Fatto questo, io ho preparato un misto di spezie che potete creare anche a vostro piacimento, non è detto che debba essere per forza questo. Eccolo qua. Ho preparato questo misto di spezie dove ho inserito paprika, zucchero di canna, zucchero dolce, sale fino, sale rosso dell'Himalaya. Sale rosso dell'Himalaya è una chicca che ho voluto inserire, ma se non lo trovate, avete qualcos'altro, sale normale va bene lo stesso. Aglio in polvere, cipolla in polvere, e vi ho inserito del peperoncino e del pepe nero macinato fresco. Andremo a prendere il nostro composto e lo andremo ad inserire prima all'interno del pollo, facendolo ben aderire. E ho messo anche della senape in polvere, dimenticavo, per cui andremo ad inserirlo all'interno del nostro pollo, stando attenti a farlo aderire bene sulla superficie. Ecco qua,
Una volta fatto l'interno andremo a metterlo sotto la pelle, sulla carne sotto la pelle che in precedenza abbiamo staccato. È ovvio che la pelle si romperà anche un pochetto durante l'operazione di quell'operazione che abbiamo fatto di staccarla, però fa nulla. Perfetto, adesso incidiamo leggermente le cosce . Prendiamo un po' del nostro composto e cerchiamo di inserirlo dentro. E due. Perfetto. Fatto questo andremo a mettere altro po' di rub sopra anche alla pelle del nostro pollo, dopodiché vedremo come andarlo a mettere in cottura nel nostro barbecue. Non mi resta che darvi appuntamento a più tardi. Bene, vedete amici, ho coperto il nostro pollo con tutto il rub che abbiamo creato, rub che ripeto può essere fatto con qualsiasi cosa a vostro piacimento, però diciamo che una delle ricette originali rispecchia quello che prima vi ho elencato, che adesso vado a ripetervi, per cui ho usato della paprika, dello zucchero di canna, dello zucchero dolce, del sale fino, del sale rosso delle Hawaii, un sale rosso delle Hawaii che è una piccola chicca che ho inserito io, che poi magari potete variare con qualcos'altro, del pepe nero macinato fresco, del peperoncino, e dell'aglio in polvere e della cipolla in polvere. L'abbiamo messo sia sulla carne all'interno del pollo che sotto la pelle che anche addosso alla pelle. Ora lo lasceremo riposare per circa 8 ore in frigorifero, dopodiché lo andremo a mettere in cottura e vedremo come lo metteremo in cottura nel nostro barbecue. Bene, abbiamo fatto marinare il nostro pollo per circa 8 ore. Adesso prepariamo il nostro barbecue per una cottura in diretta, temperatura 180-200 gradi. Prendiamo il nostro supporto per polli, al suo interno abbiamo messo quel che rimaneva del nostro composto di aromi che abbiamo sparso sul pollo e andiamo a mettere della birra a nostro piacimento all'interno del supporto. Aspettiamo che scenda la schiuma. Tempo di cottura a seconda del pollo, io penso che con questo qui mi ci vorranno 2 ore. Comunque temperatura a cuore 82 gradi, presa sul petto o sulla coscia. Mettiamo anche delle chips al faggio per affumicare, perché affumicheremo il nostro pollo. Prendiamo il pollo, lo mettiamo sul nostro supporto. Perfetto, e lo andiamo a mettere in cottura. Mettiamo il nostro tappeto sul collo in modo tale che gli aromi e il vapore sprigionato dalla birra non escano fuori dal pollo. Cottura in diretta e
torno a ripetere, 180 a 200 gradi per circa 2 ore, o comunque fino al raggiungimento degli 82 gradi, presi sulla coscia o sul petto, facendo attenzione a non andare a toccare l'osso con il bulbo del termometro. Ci vediamo più tardi per vedere come procede la nostra cottura. Vedete che siamo in fase di cottura e di affumicatura del nostro pollo. Nel barbecue a gas stiamo usando un affumicatore Weber Original posizionato sopra la barra flavorizer del bruciatore acceso, perché ripetiamo, stiamo facendo una cottura indiretta, per cui due bruciatori accesi e uno spento. Sopra quello spento abbiamo inserito il nostro pollo. Andiamo ad aprire per vedere un attimino come abbiamo posizionato il pollo. Ecco qui il nostro pollo messo sul nostro supporto per polli Weber Style, con il tappo sopra per non far uscire l'umidità prodotta dalla birra, e continuiamo la cottura fino a quando non avremo raggiunto il punto di cottura ideale del nostro pollo. A più tardi per visualizzare gli sviluppi della nostra cottura del nostro Birkan Chicken. Durante la fase di cottura del nostro pollo, di tanto in tanto con il nostro pennello in silicone andremo a bagnare il pollo, appunto, con i sughi di cottura che esso rilascia, in modo tale da dare ulteriore sapore e fare in modo che la carne del nostro pollo, soprattutto petto e coscia, non diventino troppo stopposi. Per cui prenderemo tutti i sughi di cottura rilasciati e andremo a bagnare di tanto in tanto. Io l'ho fatto anche prima, adesso vedete quasi a fine cottura. Comunque bagneremo di tanto in tanto la nostra carne con i sughi rilasciati. Ci vediamo tra poco per vedere il risultato finale della nostra cottura. Bene amici di Barbecue Mania, dopo 2 ore e 15-20 minuti di cottura siamo arrivati a 83 gradi al cuore, misura presa sul petto, che è uno dei punti più veritieri della cottura del pollo. Siamo pronti per andare a tavola, siamo pronti per servire, per cui questo e tante altre ricette sono realizzabili con tutti i nostri barbecue che trovate in vendita sul nostro sito internet www.barbecumania.it. Vi invito ad iscrivervi alla pagina Facebook Barbecumania e vi invito anche ad iscrivervi alla pagina YouTube barbecumania.it. Non mi resta che augurare a tutti voi buon appetito, una buona grigliata e arrivederci al prossimo video.